spettatori e pubblico studio, benvenuti come ogni sabato sera al nostro talk show Battibiti di oggi. Questa sera tratteremo di un argomento largamente citato ma poco approfondito, la transessualità. E per affrontare il discorso con maggior serietà abbiamo il piacere di ospitare qui con noi il dottor Cesare Bellini, medico psichiatra che da poco ha scritto un libro che tratta proprio di questo delicato e complesso argomento. Facciamolo entrare, prego! Dottor Bellini, vorrebbe fornirci una descrizione dell'individuo transessuale? Per transessuale si intende una persona affetta da un disturbo dell'identità. Infatti l'identità sessuale non corrisponde all'identità psicologica e quindi l'individuo tende a stravolgere il proprio fisico in tutti i modi, anche con metodi chirurgici. Dunque l'individuo non si riconosce nel proprio corpo, giusto? Esattamente, e infatti viene definito come disturbo di identità di genere. È possibile definire il momento preciso in cui il soggetto non si riconosce nel proprio corpo? Beh, certamente, in genere è nell'adolescenza, che è il periodo di maggiore sviluppo fisico e crescita del corpo sessuale. Quando si è scoperta la transessualità? Beh, in primis il termine fu coniato dal dottor David Kotler, ma fu solo con l'uscita del libro Il fenomeno transessuale del dottor Henry Benjamin che il termine diventò di uso comune, diciamo nel 1966. Questo libro che cosa tratta esattamente? Beh, innanzitutto la transessualità viene considerata come un disturbo psichiatrico, ma noi sappiamo benissimo che è l'unica malattia non curabile. Infatti uno psichiatra non può curare un transessuale mettendolo di nuovo a proprio agio con il suo corpo. E quindi precedentemente, l'unica cura per i transessuali era di carattere psicologico abbinata con una terapia ormonale, con ormoni dello stesso sesso. Ma tutto questo non ebbe un grande risultato, anzi, molti pazienti si suicidarono. Ed è per questo che dal 1960 l'unica cura per il transessuale è la terapia della psiche. Della psiche. Bene. È arrivato il momento di far entrare in ospite un altro ospite. Lei si chiama Vanessa ed è una transessuale. Quale esperienza migliore della sua questa sera può aiutarci a capire meglio questo mondo? Signori, Vanessa. Da quanto tempo lei è Vanessa? Da bambina, credo. Sono nata con il corpo di un bambino, ma fin da piccola sentivo che quel corpo in realtà non mi apparteneva. Dunque, già da piccola ha sentito il bisogno di essere diversa, come accennava poc'anzi il dottor Bellini. Esattamente, ma la presa di coscienza, se così vogliamo chiamarla, c'è stata durante l'adolescenza. La sua famiglia come l'ha capito? Beh, era una cosa ben visibile, ma diciamo che inizialmente facevano finta di nulla, ma poi col tempo hanno dovuto accettarlo. Dottore, solitamente la famiglia come si comporta? Beh, non c'è una regola precisa, ognuno reagisce a modo suo, però molto spesso avviene come nel caso della signora Vanessa, cioè le persone inizialmente tendono a ignorare la cosa, poi una volta superato il trauma iniziale la accettano per il bene dei propri figli. Però il fatto è che le persone non si sentono in una condizione propria, si sentono inadatte. Tornando a lei Vanessa, lei non si è accorta effettivamente di non essere un uomo, ma fondamentalmente ha sempre saputo. Non è questione di accorgersi, il fatto è che non ci si sente a proprio agio nel corpo in cui si è nati. È come se il corpo fosse un involucro. Ad esempio, le è mai capitato di non sentirsi a suo agio con un abito? Sì, certamente. È come se il corpo in cui sei non ti facesse sentire a tuo agio. Io mi sentivo una donna e ogni volta che mi specchiavo lo specchio rimandava un'immagine che non mi apparteneva. Il riflesso di un uomo era una cosa terribile. E a quel punto si prende la decisione di diventare donne in tutto e per tutto e oggi con la chirurgia plastica è tutto più semplice. Certo, oggi è molto più semplice diventare come vogliamo. Una volta non era così facile, c'erano a disposizione soltanto gli abiti, i cosmetici. Grazie all'avvento della chirurgia plastica possiamo diventare delle donne tutte e per tutto, o le donne possono diventare uomini. Chiaro. Dottor Bellini, come si può diventare donne sotto il profilo legislativo? Beh, è un lungo percorso che la persona deve compiere. Innanzitutto bisogna farsi diagnosticare il disturbo di identità di genere, come detto precedentemente. E quindi si inizia una terapia ormonale sostitutiva. Nel frattempo, se si vuole, ci si può, si possono fare delle cure dal punto di vista chirurgico per quanto riguarda l'estetica. Una volta terminata la terapia ormonale, la persona può chiedere
diciamo, il permesso, l'autorizzazione per fare l'intervento di chirurgia di conversione sessuale, e subito dopo può chiedere anche una variazione del proprio stato anagrafico. A questo punto viene cambiato dai propri documenti e dai propri certificati il nome e il sesso, e quindi la persona diventa a tutti gli effetti donna o uomo, secondo il caso, a tutti gli effetti, con tutti i diritti, compreso quello di sposarsi o di adottare. Marissa, te sei già sottoposto a un intervento chirurgico, vero? Sì, 2 anni fa. Cosa è cambiato rispetto a prima? Adesso finalmente mi sento in pace con me stessa. Ma c'è anche chi mantiene il proprio sesso virginità? Sì, sono i cosiddetti shemale, ovvero quei transessuali non ancora operati reversibilmente. Loro sono femminili nelle sembianze, nel modo di vestire, di truccarsi, nelle movenze, ma mantengono il loro organo genitale. Passiamo dunque ad un altro aspetto. Cerchiamo di capire quali sono le vostre relazioni interpersonali. Lei ha detto di essere una donna in tutto e per tutto, ed è stata una sua scelta rivelare che era prima di questo cambiamento. Nel caso dei cimeli, come accennavamo prima, la cosa è molto più evidente. Cosa spinge un uomo a cercare delle figure come voi? Sicuramente abbiamo qualcosa in più delle donne normali. Cercano in noi qualcosa che una relazione, diciamo tra virgolette, normale non potrebbe dargli. Noi siamo 2 cose in un solo corpo, ma abbiamo tutti una parte femminile e una parte maschile, solo che in certe persone è più visibile rispetto ad altri. Dottore, vorrebbe darci una spiegazione sotto il profilo psicologico? Cosa cercano gli uomini? Sì, gli uomini hanno un'attrazione, innanzitutto gli uomini, diciamo, hanno un profondo senso narcisistico nei confronti del proprio organo sessuale, invece le persone che vogliono andare con transessuali hanno un'attrazione omogenitale molto forte. Vuole spiegarci il termine di omogenitale? Sì, è dello stesso organo genitale. Bene, queste persone sono attratte dal loro stesso organo genitale, però rifiutano la figura maschile. Quindi nella transessuale trovano entrambe le cose, ovvero una figura femminile con una psicologia femminile, ma con un organo genitale maschile. Vanessa, a lei sono capitati soltanto uomini o anche delle donne? Qualche volta anche delle donne. Lei ha mai provato? Sì, bene. Dobbiamo interromperci per la pubblicità.